No, no, ci siamo salutati. Pure a Star Wars, venda. Ma come vuoi tu, come vuoi tu? Vabbè, ma noi abbiamo già iniziato, forse. Benvenuti cari lettori, come state? Buongiorno. Se mi si avvicina così è terribile, perché la differenza d'altezza è devastante. Stai tre passi indietro, nel senso. Così, così. Ma allora, noi ci facciamo un giro. Buongiorno, siamo appena arrivati dalla Contea e... Stronzo. Noi ci facciamo un giro per Teramo Comics. Intanto volevo fare due domande a Gianmarco. Però ci dobbiamo girare. Va bene. Ci giriamo. Vai. Passiamo così. Vai. Siamo così. Rimango dietro, dai. No, vieni qua. Ma cazzo, vai. Allora, Gianmarco, Teramo Comics. Okay. Anche l'anno scorso ci siete stati, quest'anno siete tornati. Non primo ci siete anno. Stati. Primo anno a Teramo Comics. Primo. Come l'hai trovata? Partiamo malissimo, però. No, siete partiti bene. Sì, sì, sì. No, partiamo malissimo, che è il primo anno. Ma io ho tirato via così. Hai fatto bene. Tanto poi monti, tagli, va bene. Come l'hai trovata sta fiera? Com'è? Allora, venire... bene, è una fiera, si vede che... Allora, è una bellissima fiera, si vede che c'è entusiasmo e voglia di fare. È organizzata molto bene, una grandissima ospitalità nei nostri confronti, della quale... ringrazio veramente tutta l'organizzazione e mi piace, insomma, sono contento. Poi le piccole fiere sono quelle, insomma, no, da cui parte un po' tutto, quindi è... Una fiera del fumetto in cui ci sono ancora degli stand con fumetti, diciamo, vecchi o quasi antichi ormai, sì, hanno sì. 60-70 anni. Tu hai già visto qualcosa in giro? Sì, ho dato un'occhiata, stamattina siamo arrivati, ho dato uno sguardo furtivo ai vari stand, ho già adocchiato un paio di cose che sicuramente porterò a casa. E, una fiera questa qua che sottolinea anche l'importanza per una casa editrice medio-piccola come Max Comics, il rapporto con le persone, letteralmente, l'uno a uno, no? Quindi qui arrivano le persone in fiera, si mettono dietro lo stand, c'hanno poca fila, ma c'hanno comunque la possibilità di parlare con i disegnatori, con gli artisti, farsi fare lo sketch. Beh sì, sì, sicuramente una fiera più piccola, più a misura d'uomo, favorisce sicuramente il rapporto one to one, insomma, tra autori e lettori, insomma, quindi no, è chiaro. A Lucca è più complicato una cosa del genere, no? Poi con le dovute proporzioni nelle altre fiere. Qua è molto tranquillo da questo punto di vista ed è piacevole. Parlando di Bugs, voi siete ormai al 42esimo numero di Samo Stern, sì. Il primo numero di Singularity appena uscito che ti vede praticamente protagonista assoluto perché è proprio il tuo spin-off di Samo Stern. Sì, scritto io. Al sesto di Calia, sta per uscire il settimo, anzi il settimo esce adesso e qui c'è anche la mostra di Calia. Possiamo proprio fare un giro per le mostre? Dai, facciamo un giro per le mostre, dai. C'è la mostra di Elena Casagrande, oggi ci sarà il panel di Elena Casagrande. Sì, oggi sì. E che significa per te adesso avere due serie in edicola, due serie contemporanee? Ti sdoppi oppure? No, in realtà beh, Calia è gestita da Luca Lamberti e Leonardo Cantone e anche Elena Casagrande sono comunque indipendenti. Elena, per ciò che riguarda la lavorazione delle copertine, hanno io all'inizio cercavo di insinuarmi, insomma, ma poi mi sono accorto che alla fine un po' non lo posso fare, un po' non lo devo fare, perché è giusto che i vari fumetti vivano la loro vita attraverso chi li gestisce, chi li crea e chi li pensa. Fondamentalmente alla fine il problema era questo. Io, come un po' come maniaco, avendo questa forte maniacalità per il controllo, ho avuto difficoltà a staccarmi, ma poi va fatto. La crescita implica che io debba farla prima certo. della crescita dell'azienda. Per cui, certo. Il distacco ci deve essere. Sì, ma anche da Samuel c'è stato un distacco, c'è stato un po' un distacco. E... Ma di che distacco si tratta? Un distacco distacco lavorativo, dell'editore, però, non del... No, un distacco da parte mia. Intendo dire che in qualche modo io ricopro il ruolo di direttore editoriale della Bugs. Certo. Per cui al netto del fatto che Samuel è un mio personaggio, mio e di Massimiliano Filadoro, sì. Per fare in modo che la Bugs prosegua e faccia passi in avanti, io devo fare quello. E certo.
Per cui da una parte non posso essere io che a continuare a gestire tutte le varie serie, è impensabile. Dall'altra, comunque io su Calia una supervisione la faccio in qualche modo, no? Per cui è Sì. un lavoro che si va a sommare alle altre cose. Per cui dovrei fare in modo che la mia figura abbia lo stesso impatto sia su Calia che su Samuel. Quello è l'obiettivo al tendere, no? E sarà sempre più così. Se fra qualche anno ci auguriamo di avere, non so, 10 serie in edicola, mi sarò staccato da ognuna di queste 10 quel tanto che basta per permettermi di seguirle tutte marginalmente, ma magari no, magari ci saranno delle serie che io non avrò nemmeno idea di quello che succede. Me lo auguro perché vuol dire che c'è stata una crescita tale da permetterci di lavorare in questo modo. A vivere da solo del conto di vari personaggi, ma un Esatto. personaggio si intende proprio il costrutto di una serie completa che va anche oltre. Sì, certo, proprio lo studio di tutto, insomma. Sì. Poi è chiaro che un minimo di controllo lo devo avere, no? Nel senso che sapere che stiamo per produrre una serie che avrà un certo tipo che racconterà una cosa, sapere nello specifico quello che quella serie racconterà va bene. Sediamoci qua. Dopodiché dovrò poi delegare, ma come già sto facendo. Sediamoci qua, vai. Sì. Così ci fermiamo un attimo e parliamo un po'. Vabbè, il programma è un bel programma quest'anno, c'è stato anche il panel vostro. Questi sono i personaggi che avete Bellissimi. fatto voi a seconda. Molto belli, Sì. sì. Perché Teramo Comics ha sposato la causa di Come va, Bugs? dice? Te sei fatto Tutto bene, male. grazie. Sì, abbiamo fatto lo stesso graffio. Abbiamo fatto un graffio e cercavamo una cassetta degli attrezzi e una cassetta del pronto soccorso e mi hanno detto. Guarda, con te degli attrezzi va bene lo stesso. E mi hanno detto vai in ambulanza. Tu come in ambulanza? Per un graffio. Lui ancora ride. Però bene. No, perché E quindi. la posso Graffio. vedere, era un graffietto del proprio. Eh sì, continuiamo l'intervista, grazie. Grazie. Quindi, Bugs procede anche senza Gianmarco Fumasoli, ormai per fortuna, però Gianmarco Fumasoli procede anche lui autonomamente, di qualche mese fa ormai. La notizia che diede Roberto Recchioni che stai scrivendo Dylan Dog è una cosa importante comunque. Il progetto più importante sicuramente sarà sempre Bugs Comics perché è un Certo, tuo ma figlio. certo. Però scrivere per un editore, un autore esterno che scrive per Dylan Dog è una gran cosa, significa un attestato di stima anche per la casa editrice stessa. Guarda, io generalizzando il discorso, mi piace molto il fatto che la Bugs cresce e crescono i suoi autori, anche fuori dalla Bugs, e poi continuando a lavorare con la Bugs. È un doppio flusso, no? Che si alimenta costantemente. Quello che mi ha colpito, al di là di quando Roberto mi chiese di collaborare con Dylan Dog, che per me cioè, non so come spiegarlo, io non credo che esista, sono certo che non esista al mondo un altro personaggio che se mi avessero chiesto di scriverlo avrei accolto questa richiesta con più entusiasmo di quando ho accolto quella per Dylan. Quando Roberto mi scrisse, io rimasi davanti a quel messaggio un'ora. Non risposi subito. Perché era una cosa. Io avevo le mie storie di Dylan nel cassetto, avevo idee, ho idee, cioè amo il personaggio. Io, per me Dylan Dog è amore, cioè nel senso amore, Certo. rispetto. Per me scriverlo è stato il primo numero che ho scritto, ne ho scritti due allo stato attuale e ho altre storie in valutazione. È stata la paura di non riuscire a rispettarlo da un lato. E questo amore infinito che ho per il personaggio sembrava quasi che stessi scrivendo una storia per la prima volta. Ma insomma, quando Roberto me lo propose, io ero lì. Cioè, nell'immediato io avrei detto subito: fuochi d'artificio, sì, certo, che devo fare? Allora ho detto: no, però cerchiamo di dare una risposta professionale, no? Quindi me ne sono preso dei tempi e gli ho scritto: sì, comunque sì. E
non credo che ci sarebbe stato un altro personaggio che avrei mai voluto scrivere come Dylan, proprio nella maniera più assoluta. Ma anche se andiamo oltreoceano, Batman, Superman, l'Uomo Ragno, Dylan Dog, l'unico. Ma si potrebbe arrivare al caso in cui tu sei pubblicato su Dylan Dog nel mese stesso in cui tu sei pubblicato anche su Samu Stern, una storia tua? Questo non, Samu lo Stern. Non lo so, perché sarebbe un bel derby. Sarebbe un bel derby, sarebbe un bel derby. Diciamo che non lo so, perché non so quando usciranno le mie storie su Bonelli, mentre la programmazione di Samuel è già... Beh, è la tua, è già, è la mia ed è già avanti, per cui insomma questo non lo so. Sono comunque, cioè, io non vedo l'ora di andare in edicola e comprarmi il mio Dylan Dog. Beh, una svuoti l'edicola, credo. Probabilmente sì. No, non la svuoto, perché sono consapevole che se la svuotassi creerei dei problemi minimi alla distribuzione, certo. Per cui, certo. Perché non avrebbero idea di chi li ha comprati. Come magari me ne compro un paio nelle edicole che hanno tanti, però insomma nei supermercati. Nei supermercati. E no, veramente è una bella cosa. Dylan è mio primo amore a fumetti. Quindi è cambiato tutto così rapidamente. Come si è passati dalla... Tu una volta me l'hai detto, quando abbiamo tirato fuori Samuel, il Covid ci ha cambiato tutto. Cioè, ci deve essere stato un momento in cui tu hai detto, vabbè, allora piano B qual è? Sì, sì. Come si è passati da questo a un fandom comunque su Samuel molto interessato al progetto, a, ripeto, Calia, che comunque è ingranato, sta andando avanti, che ha visto un nuovo team creativo integrato e soprattutto assolutamente autonomo all'interno di Bugs, quindi la creazione di un vero e proprio secondo reparto, se si può dire in modo aziendale, e appunto anche l'impegno su Dylan, i vari spin-off. Come si è passati da lì a qui? Come l'hai vissuto tutto questo cambiamento? È soltanto merito di marketing? Come siete riusciti? Con tanto sacrificio, sicuramente, tanto amore per il medium fumetto, che si trasforma in tanto, no? Cioè, se ci sono dei mesi in cui bisogna rimboccarsi le maniche più degli altri e fare qualche sacrificio, siamo disposti a farlo tutti, proprio perché è più di un mestiere, no? È proprio un amore viscerale per il mondo del fumetto. Questo in primo luogo. Secondo poi, una cosa che abbiamo fatto e che mi è comunque costata fatica, è stato quello di dire, cioè, non tiriamo i remi in barca perché c'è un problema, continuiamo a lavorare come se il problema non ci fosse, per cui avevamo i nostri obiettivi e abbiamo cercato di perseguirli, no? Andando avanti. Abbiamo avuto dei rallentamenti perché Samuel è uscito nel 2019, al 2024 l'idea era di avere 4 serie in edicola. Sì. Impossibile, sarà difficile anche 3, perché comunque la cosa divertente, un aneddoto con Paolo anche Altibrandi, è che è uscito Samuel e è arrivato un evento che ha funestato il mondo intero e che nessuno aveva vissuto fino a questo momento, e globale, che ha portato a tutta una serie di ripercussioni anche abbastanza pesanti. È uscita Cali, è arrivata la guerra, Paolo mi ha detto non fermiamoci, perché sennò arrivano, non so, gli alieni. Fermiamo le piaghe divine, fermiamo, esatto, qui. Esatto. E c'ha ragione Paolo. Il problema prosegue, non siamo fuori, nessuno è fuori dalla crisi. Io ho sempre notato in Bugs, come dicevi tu prima, un grosso spirito di sacrificio e un'affezione al gruppo, quasi come se fosse, tra virgolette, roba tua, no? Io pure ho coordinato dei team, delle redazioni, eccetera. Ho sempre anch'io cercato di creare un clima che fosse amicale, in modo tale che ognuno potesse capire che se cresce la casa editrice, cresci anche tu, cresce tutto, crescono le opportunità. Voglio dire, secondo te, se non ci fosse stato Samuel Stern, tu saresti mai arrivato a scrivere di Dylan Dog? Io sono uno sceneggiatore un po' atipico, nel senso che io volevo fare i miei fumetti e per farli ho aperto la banca. Non, ho difficoltà, ma no, non difficoltà, ho
andare a bussare alle porte mm-hmm. per lavorare in qualche modo, non riesco, non mi vado a proporre io, è difficile, ma per carattere probabilmente, non lo so. Mm-hmm. La risposta è che secondo me se non ci fosse stato Samuel Stern io non avrei potuto dimostrare pubblicamente che sono in grado di fare questo tipo di fumetto. Scrivere un fumetto seriale, poi ci sono delle regole veramente, veramente particolari, cioè per scrivere un fumetto in generale ci sono delle regole che non tutti tendono a rispettare o a fare proprie. Scrivendo Samuel probabilmente agli occhi di Roberto ho dimostrato di poter fare questo tipo di lavoro. Quindi credo di no, ma non perché non avrei avuto io modo di avere una vetrina che mi permettesse di dimostrare di saper fare le cose, perché io ti assicuro che una delle cose più difficili nella realizzazione di un fumetto è, per quello che riguarda il mio punto di vista dell'editore, sì. È quello di trovare sceneggiatori in grado di seguire un progetto in un certo modo. Immagino in Bonelli quanto questa cosa sia notevolmente più problematica. Per cui la Bonelli non è, difficilmente vai in Bonelli e ti prendono, no? Certo. Vanno loro a scegliersi certo, gli autori. Certo. Da un lato questo, dall'altro il fatto che io non mi propongo, era ovvio che senza dimostrare che lo sai fare non vai, probabilmente non l'avrei, certo, non sarei riuscito. Certo. Infatti io devo anche a Samuel il fatto di poter essere a bordo di Landau. Samuel però è mio, per cui lo devo a me. Fondamentalmente il giro è quello. Il giro è quello là. Però veramente una bella esperienza. Le prime due storie sono veramente... Mi sono proprio isolato dal mondo e mi sono messo a scrivere. Io ovviamente non sarò così importuno da chiederti qualcosa su quelle storie. So benissimo, non ne puoi parlare. No, infatti io non conosco... Quindi... Cioè, le politiche... Io sono sempre molto attento a questo, perché lo sono per me, per la Bugs... Mm-hmm. E lo sono chiaramente per quelle che sono le politiche delle altre case editrici. Io finché non mi dicono che posso dire certe cose non le dico. E certo, ma sai, ho aspettato che mi dessero l'ok per poter dire che lo stavo scrivendo, e ho aspettato di poter condividere delle tavole, e quando l'ha fatto Roberto l'ho fatto anch'io di conseguenza. Esatto. Io a questo punto però, dopo che ci ascoltano per 17 minuti, però si sono meritati, siamo live, quindi i lettori si sono meritati anche di... No, non siamo live, non si registra. Però per loro siamo live. Certo. Ovviamente. I lettori si sono meritati qualche, non dico anticipazione, ma che cosa succederà in Bugs Comics da qui a tutta l'estate, che troveremo in edicola, che troveremo nelle storie di Samuel. Quello che ci puoi dire, senza toglierci però il gusto di scoprire la gran parte delle cose leggendo l'albo, perché poi alla fine si tende, ne abbiamo parlato con Luca e Leo al panel di Galia, si tende a dare troppa importanza a quello che succederà e troppo poca a quello che sta succedendo, vero? Ok, sì. Beh, non si vive mai il presente, questo vale un po' per la nostra vita, cioè quando sai, ci sono quei guru che dicono il passato è passato, il futuro è... L'unico giorno importante è l'oggi, no? Devi vivere l'oggi, che è difficilissimo, perché soprattutto quando lavori devi programmarti, no? In qualche modo. Ma Samuel affronterà l'Apocalisse, entrerà in questo ciclo molto lungo di 12 numeri che racconteranno finalmente l'Apocalisse di Samuel Stern, una cosa che abbiamo preparato da sempre e che finalmente abbiamo messo in campo. Quindi l'idea c'era prima di questa Apocalisse? Beh, di raccontare una certa parte di Samuel, sì. Ci piaceva l'idea di arrivare a un elemento molto forte della mitologia demoniaca, mm-hmm, esoterica con cui abbiamo sulla quale abbiamo fondato le basi di Samuel, per cui l'Apocalisse era una parte molto importante, cioè, che porterà grandi cambiamenti nel mondo di Samuel, e vabbè, lo vedrete, insomma, come, no, evitiamo gli spoiler, però insomma ci saranno dei cambiamenti reali forti. Perderemo qualcuno? È probabile. Ahia. Quindi non siete conservativi voi? Ma diciamo che la bellezza di avere un mondo, di creare un mondo, è poterlo stravolgere. Io questa cosa lo dico sempre, perché il fumetto ti permette di farlo con molta semplicità, e stravolgerlo rimanendo fedeli a se stessi e a quello che è il mondo di Samuel che tutti conoscono, per cui un'evoluzione di Samuel, ma che andrà in una direzione per cui sarà semplice
vedere che era un'evoluzione dovuta, no? Che non è una cosa che improvvisamente abbiamo detto, sono impazziti e domani Samuel comincia a combattere i chihuahua, no? Cioè sarà una cosa che ha un senso. Chihuahua, okay. Giganti, chihuahua giganti, mannari. Uscirà il secondo spin-off di Samuel, che è quello di Massimiliano Filadoro, scritto da Massimiliano Filadoro e disegnato da Antonio Mlinarić. Siamo ormai oltre la metà della lavorazione del volume. La sceneggiatura a Lucca uscirà a Lucca, però sempre in edicola. Non lo sappiamo. È probabile che uscirà prima a Lucca e poi in edicola. Perché comunque le edicole prevedono una programmazione gestita con largo anticipo, per cui già sappiamo che a fine anno uscirà un nuovo Derling, uscirà un extra, per cui andare a incastrare anche questo, certo, senza saper bene ancora le date è complicato, ma Lucca uscirà sicuramente. Tu ieri ci avevi anticipato un volume particolare che state pensando di fare su Samuel, una cosa un po' più diretta ai collezionisti. Sì, stiamo lavorando a una progettualità che dia ai nostri personaggi anche una dignità all'interno di volumi importanti, insomma, da poter tenere in collezione con una certa importanza anche a livello di contenitore, no? Perché il fumetto popolare è un fumetto inteso sia come modo di essere raccontato, ma anche come platea, no? Può arrivare a tutti, no? Un ragazzino che ha 4 euro, 5 euro, va in edicola e si può comprare un fumetto, insomma, sì, no? Sì, in libreria, sì, sì. È un acquisto un po' più complesso, ma al netto dei manga. Certo. E comunque il fumetto italiano costa, un fumetto popolare italiano, Bonelli, te costa comunque meno di un manga. E questo non vuol dire che non possano meritarsi anche una dignità. Samuel l'abbiamo già stampato a colori in libreria, però volevamo dargli proprio una sorta di contenitore ancora più importante. Adesso stiamo valutando una serie di produzioni. E oltre al contenitore, avete mai pensato di creare una ritualità più importante, nel senso dei volumi importanti distribuiti in un modo particolare, che ne so, con gli autori direttamente? Sì, stiamo creando per Samuel anche questo, è proprio embrionale, ma insomma stiamo gestendo Samuel perché possa avere un chiamiamolo un what if di Samuel, però per le fumetterie fondamentalmente. Bello. Vediamo un attimo, insomma, le progettualità sono tante. E poi Calia, che andrà avanti, vedrà il suo primo speciale a Lucca. E poi ne vedrà un altro nei primi 4 mesi del 2024 in edicola. Che tipo di speciale sarà il primo speciale di Calia? Quello di Lucca prenderà un personaggio del passato di Calia, di Teia, un personaggio molto importante, e ne racconterà le gesta. È già scritto, lo sta disegnando Federico Perrone, che è l'autore della storia contenitore dei racconti dal Derrileng, il disegnatore, e racconterà le gesta di questo eroe del passato di Teia e della sua crescita fino ad arrivare a quello che è diventato. Insomma, abbastanza anche violento, ho visto delle tavole. E io devo capire chi è questo eroe a questo punto. Capito, stavo a dire, continuate a seguire il canale, nei prossimi giorni ne parleremo. Taglialo. Ah, è vero, lo posso tagliare? Sì. No, ma non lo taglio, non taglio mai niente. Non è giusto tagliare cose quando si sta in chiacchierata. Qualcosa taglierai, probabilmente. Parlando una di chiacchierata con l'infermiere, forse la taglierai, non lo so. No, io ce la so pure quella. Va bene. Senti, ieri sono arrivate due ragazze, due cosplayer, le cosplayer di Lena e Calia, sì. Margherita e Sofia. Ma che effetto ti ha fatto vedere? Non era il primo cosplay che fanno, ovviamente, dei fumetti Bugs. Però che effetto fa vedere tutto questo amore che c'è per il proprio progetto, tanto da stimolare una persona a stare 2-3 mesi a creare, a spenderci denaro, perché comunque costano i cosplay, proprio per onorare, omaggiare, per sentirsi un po'
quell'eroe. Allora, noi abbiamo avuto, c'è stata una ragazza, Valentina, sì, che ha fatto il nostro primo cosplay di Penny. Ha fatto Penny, mi sembra, 2 anni fa ormai, a Lucca. E è stata una bella emozione. E poi sempre lei ha fatto Medusina dei sì, mostri, sì, ha fatto Cali anche lei. E, beh, un'amica ormai, insomma, Valentina. E quello che mi ha colpito di vedere queste due ragazze, queste due sorelle, poi, sorelle sì, ieri, è la loro età. Cioè, mi fa estremo piacere, al di là della bellezza dei costumi e del fatto che si vede che insomma si sono impegnate e che amano il personaggio, amano la narrazione di Calia, mi ha fatto estremo piacere sapere che sono due ragazze giovani, molto giovani. E quindi, essendo quel tipo di fumetto, un fumetto che generalmente viene relegato a un certo tipo di lettore, che più o meno è il nostro, mio coetaneo, sì, tra i 40, 45, 50, 60 anni, perché insomma è un fumetto che nasce come formato bianco e nero, insomma un secolo fa, e forse veramente un secolo fa, però l'ho detto? Beh sì, una cosa del genere. Forse sì. E, vedere due ragazze molto giovani, appassionate, professionali, mi ha fatto molto piacere, assolutamente. E noi pensavamo ieri con Luca Lamberti e Leonardo Cantone, che sono i creatori appunto di Calia, che si poteva anche iniziare soprattutto a ripercorrere una strada importante del, diciamo del, della stampa da edicola italiana, che è quella del fotoromanzo. Si può anche creare un bel fotoromanzo su Calia a questo punto. Si può fare qualsiasi cosa in realtà. Senti, qualche tempo fa, poi sì, ieri in conferenza non siamo riusciti a sviscerarlo davanti alle persone in platea, però qua che stiamo da soli, no, non ci vede nessuno. No. Qualche tempo fa, alla fine del documentario di Samuel Stern, ti dissi se ti eri preso 5 minuti per te, perché stavi a fare un sacco di cose. C'eravamo detti per Calia organizziamo qualche cosa quando esce l'edicola, non si sia riusciti a fare qualcosa perché si stava preparando altro. Quando te li prendi questi 5 minuti per te? Boh. Non lo so, questa è la domanda proprio. Non lo so. Come fai a pensare ad altro, nel senso pensare a nuove storie, stare sempre sul pezzo? È difficile. È difficile anche perché poi l'età avanza, insomma, non è facile, però. Finché dura. Mi piacerebbe potermi prendere veramente del tempo. Io l'ultima volta che ho preso del tempo per me, mi sono rilassato, è stato a Capodanno del 2016, me lo ricordo proprio perché la mia testa è stata l'ultima volta che ha staccato. E me la ricordo bene perché sono riuscito a fare completamente altro senza avere nulla nei pensieri. È una cosa molto brutta questa, molto brutta, però si fa quello che piace, per cui insomma ci si rimbocca le maniche e si va avanti. Però sicuramente prendere del tempo per me, per mettere a terra e rilassarmi, anche per farmi venire nuove idee, nuove, ma quelle vengono, il problema è anche quello, il problema è che non riesco a non farmi venire nuove idee, poi bisogna lavorarle ed è complicato, però insomma è anche quello, la testa è sempre in movimento, quello è il problema. C'è sempre lì, qualsiasi cosa faccia, qualsiasi cosa dica, in qualsiasi situazione io mi trovi, anche se stacco fisicamente, la testa è sempre là. Questo è complicato. Dovrei fare un core training autogeno, qualcosa che mi obblighi a, che mi insegni in qualche modo, sì, a staccare. A staccare anche 10 minuti al giorno. Non ci riesco. Arriverà anche quello. Arriverà anche quello. Bon Jovi diceva, I sleep when I'm dead. Speriamo prima, sì, perché sai com'è. Senti un po', ultima cosa che ti voglio chiedere, poi ti lascio tornare allo stand che qui è pieno di gente, ma dei prossimi appuntamenti tra Calia, gli spin-off, Samuel Stern, che cos'è che tu personalmente come Gianmarco aspetti più di altro? Che ne so, il numero vuoi 47, la verità, vuoi la verità o vuoi una cosa poetica? Straordinariamente poetica nella sua verità, me la devi dire.
No, allora, la cosa che io aspetto più di tutto in assoluto è sapere quanto Singulari ti ha venduto. Ancora non lo sai? No. Ah, è vero, perché Che è quello dura di più. bimestrale. Perché sulla base di questo si può valutare se un'operazione che è andata bene e al di là di quello che... Cioè, io ho ricevuto molti pareri positivi, mi hanno scritto, mi è piaciuto, ad alcuni piacerebbe che diminuissimo la foliazione e diventasse una serie mensile, e chiaramente sono cose che mi rendono orgoglioso, no? Però poi all'atto pratico bisogna andare numeri alla mano e vedere, sì, ma quanto ha venduto? Certo. E quella cosa è la cosa che aspetto di più, perché quello poi può in qualche modo influenzare anche il modo di lavorare in futuro, come... No, non faremo mai un mensile da 160 pagine a 7,40 euro, è impensabile, però si può arrivare a fare una foliazione maggiore, si può arrivare che sia una via di mezzo fra quello che facciamo adesso e quello che faremo in Un futuro, si sex può thriller un po' più corto e no, al fra le contrario. 96 e Singularity. Ah, quindi vabbè, perché a te piace scrivere, quello è il A problema. me piace scrivere, lo faccio sempre poco, per cui quando riesco a partire con un progetto alla fine scrivo di più di quello che dovrei. Comunque sì, Singolari ti ha messo veramente tutti d'accordo, è stata una cosa che ha risvegliato parecchio, parecchio. Sono molto contento perché veramente è stato per me un impegno, cioè nel senso io ho voluto proprio raccontare quel tipo di horror in quel modo e il risultato finale a me personalmente è piaciuto tanto e sentire tutti i pareri, bene o male, positivi, mi Sì, fa molto piacere perché vuol dire che è una strada giusta da ma si seguire. vede che ti sei divertito nello Sì. scriverlo perché comunque la storia è intrigante, il twist è molto interessante. Io non so se tu già conoscevi la storia dell'agente Swordfish prima di scrivere Singularity oppure è nata per l'occasione. No, no, non la Starfish è stato un personaggio inserito per caso, tant'è che nell'agenzia, nel numero 7, Gillian e lui passano davanti a una porta dove c'è già un'altra persona con i tentacoli Sì, in testa, perché è vero. era facciamo le mutazioni con i tentacoli, ci piaceva, abbiamo fatto le mutazioni. Poi è venuto fuori questo personaggio, è stato apprezzato subito. Sì. Poverino, che fine ha fatto? Che adesso che succederà? Abbiamo cominciato a lavorare e ad inserire nelle altre storie. E poi io ero andato talmente, ma io già ero appassionato di questo genere di horror. Che alla fine abbiamo, prima di iniziare a scriverlo, ho comunque lavorato al setup di Singularity, di Gillian, di Starfish in particolar modo, di Toons, Eugene Toons, che tra l'altro è un ennesimo omaggio alla serie di X-Files. E niente, quindi. E adesso ho la testa piena di. Ho la testa piena di idee su qualsiasi cosa, su Dylan, A su comparti Sam. stagni, qua c'è questo, qua c'è questo. E devo prendere prendo appunti. Anche Andrò. perché poi rischia che uno, non dico Dylan, ma Singularity non deve spoilerare Samuel e Ma viceversa. Singularity sarà Perché? completamente separato da Samuel. Adesso il numero uno c'è un piccolo omaggio in qualche modo perché volevamo anche dare la temporalità degli eventi che Singularity racconta rispetto a quello che Samuel racconta, ma poi vivrà per conto proprio. Anche importante perché, voglio dire, alcuni potranno non conoscere Samuel, non averlo mai preso e casomai hanno preso Singularity. Per X motivo, no? Quindi può essere anche lì un buon modo per fargli capire che nasce da un po' come per esempio in tanti hanno letto lo spin-off di Buffy, che è Angel e Buffy non lo leggono. Sì, anche. Beh, portare nuovi lettori su un personaggio che non conoscono attraverso un'altra testata è comunque sicuramente una cosa interessante, sì. Ciao Marco, grazie per il tempo che ci hai concesso. Noi ci Grazie rivediamo volentierissimo all'ARF a te. Ok. e parliamo di qualcos'altro, perché all'ARF che cosa portate per chi vorrà andare a Roma? Ma guarda, all'ARF, finalmente torniamo all'ARF anche come stand in qualche modo, con una presenza nostra degli autori, c'è il Job ARF, ci sono tanti workshop, iniziative delle quali siamo Molto anche professionale, partecipi, quindi ci molto, possono essere molto. anche candidature in quel caso. Beh, ci sono state candidature, abbiamo già fatto una selezione ed è interessante perché comunque l'ARF è proprio la fiera del fumetto, c'è solo fumetto e attraverso tutte le innumerevoli sfaccettature che il medium consente di avere. E porteremo finalmente il nuovo portfolio,
dopo quello di Antonio Mlinarić, e di chi è? Di... ce lo puoi dire? In realtà no, però lo dico, di Lisa Salsi. Oh, che bello, Lisa. Molto bello, ha fatto un lavoro veramente molto elegante, ha fatto disegni storici suoi, illustrazioni, ma anche due o tre cose inedite, una delle quali è utilizzata dalla copertina, chiaramente tutto impacchettato da Paolo Altibrandi. È bello perché anche quello è un po' un prosieguo, no? Nel senso che ecco, abbiamo avuto il primo portfolio, adesso c'è il secondo di Lisa e poi andremo avanti. Il portfolio di Mlinarić è stato una delle primissime cose che ho preso di Bugs al di fuori dalla serialità, perché vabbè, il tratto di Antonio a me fa impazzire, quindi bella così. Va bene, allora ci vediamo all'ARF, e coi lettori invece ci vediamo, perché fra un po' uscirà la recensione di Cadia appena esce in edicola. Ce lo vediamo un po' insieme. Ciao belli. Ciao.